Un bambino di circa 12 anni sta camminando per la strada con una carriola piena di monete, trascinandosi dietro una rana schiacciata attaccata ad uno spreco. Il bambino si ferma davanti ad una casa d'appuntamenti e suona. La maitresse gli chiede cosa vuole, e lui risponde, indicando la carriola piena di soldi. Dice che vuole farsi un giro e che chiaramente ha il denaro per pagare. La donna coglie l'occasione per divertirsi un po', così lo invita ad entrare ed a scegliere la ragazza che più gli piace. Il bambino però vuole sapere se qualcuna di quelle ragazze ha delle malattie venere. La maitresse ovviamente risponde di no. Ma il bambino le dice che, secondo alcune voci, c'è una certa Mabel che ha mandato molti uomini all'ospedale. Allora la donna, perplessa, gli indica la stanza in cui si trova questa Mabel, e lui va, trascinandosi dietro la rana schiacciata. 10 minuti dopo, il bambino esce dalla stanza, scende dalle scale e si avvia verso l'uscita. La maitresse lo ferma chiedendogli come mai avesse voluto l'unica ragazza con delle malattie. Lui le fa, ecco, se proprio lo vuole sapere, stasera i miei genitori andranno a cena fuori, lasciandomi a casa con la babysitter. Quando loro usciranno, io farò l'amore con la mia babysitter e le attaccherò la malattia che ho appena preso. Quando i miei torneranno, papà accompagnerà la babysitter a casa e faranno l'amore e prenderà la malattia che io le ho attaccato. Quando papà tornerà a casa, farà l'amore con mia madre e la attaccherà a lei. Domattina, quando mio padre andrà a lavorare, il lattaio verrà a consegnare il latte, faranno l'amore e mia madre prenderà la malattia. E lui è quel figlio di buona donna che ha investito la mia rana,